Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Alle mie spalle c'è il Trek Store Bergamo, il più grande che c'è in Europa, e all'interno c'è Alberto, lo store manager, che mi farà fare, ci farà fare un tour di questo fantastico negozio. Ciao Simone, benvenuto in Trek Store Bergamo. Ciao Alberto, grazie mille. Ciao. Alberto, qui appena si entra si ha subito una visione su tutte le biciclette che ci sono, e sono tantissime, i bike in prima fila. Sullo sfondo c'è la scritta assistenza in 24 ore, di cui poi andremo un po' più nel dettaglio. Prima mi ha anticipato qualcosa di molto interessante. E qui c'è, vai invisibile facilmente qui. Lo spazio è molto ampio, ma siamo stati in grado di organizzarlo al meglio con tutti o quasi tutti i modelli della linea Trek al momento in commercio. Abbiamo diviso il floor, il piano vendita, per categorie, dove abbiamo comunque le bici da strada, le bici da città, un lato gravel. Qui abbiamo il corner Electra, per poi passare alle bici elettriche da città, fino ad arrivare a quello che ha già detto Simone, alle mountain bike elettriche. Un articolo molto richiesto da un pubblico di tutte le età. Quindi parliamo di mountain bike, strada, urban. Soprattutto mountain bike, sì. Fin poi arrivare sull'altro lato dello store, quello più lungo, dove abbiamo tutte le gamme di mountain bike, fino ad arrivare sul fondo con la foto della Valseriana, con il corner da bambino. Quindi qui, Alberto, uno può, volendo entrare, non è necessariamente, non deve essere per forza un esperto, conoscitore. Assolutamente. Perché qui posso decidere di acquistare una Trek, un hardtail in alluminio per cominciare, tipo la Marlin. La Marlin, esatto. E diventare un ciclista piano piano. Il nostro obiettivo, diciamo, ma possiamo chiamarla anche la nostra passione nei confronti dei clienti, è quella di portare più gente possibile a pedalare. Portare più gente possibile ad avere una bicicletta per soddisfare le proprie esigenze, andare al lavoro, andare al parco, oppure andare a farsi anche delle pedalate molto più lunghe con dei dislivelli, dei chilometraggi Questa più intensi. È una cosa molto bella, perché qui praticamente possono nascere nuovi ciclisti. Ecco, lì c'è una scritta molto chiara che svela la nostra mission, che la vostra mission. Lei stessa dice: creiamo solo prodotti che amiamo, offriamo un'incredibile ospitalità ai nostri clienti e vogliamo cambiare il mondo facendo andare sempre più persone in bicicletta, sapendo anche l'importanza che ha la bicicletta in questo momento sull'impatto ambientale, sul modo di muoversi magari nelle città, certo. Anche nelle grandi città. Certo. Senti Alberto, questo totem qui a che cosa serve? Questo totem permette praticamente di prendere le misure delle persone che vengono, che devono provare le nostre biciclette, danno comunque un'idea a quanto pedalano, come altezza sella, la misura della bici. Perfetto. Esatto. In base a se scelgono una bici da strada, una mountain bike o un'ibrida, hanno le misure settate per già provare la bici migliore per loro. Fantastico. Quindi chiaramente qui c'è anche da parte vostra un grosso lavoro di consulenza proprio. Sì, quello sì. Questo cerchiamo di essere più completi possibili. Più precisi possibili, perché sappiamo quanto sono esigenti sia quelli che iniziano da poco, ovviamente, oltre a quelli che già pedalano da diverso tempo. Certo. Senti, io lì giù ho visto un cartello. Ho capito cosa hai visto. Vieni, lo faccio vedere. È interessante. Venite. Non sei il primo che ci fa questo tipo di domanda. Diversi clienti ce lo chiedono. È una parte del nostro... Allora, spieghiamo di cosa si tratta innanzitutto. Praticamente permette a noi e ai nostri clienti di acquistare una bici, provarla per 30 giorni, sì. E se entro questi 30 giorni il nostro cliente si accorge che non è la bici che fa il caso suo, non è la misura corretta, vuol passare da una mountain bike a una gravel o da certo. una gravel a una bici da strada, può restituire la bici pur avendola usata e avere un credito da spendere perfetto. Nella bici che magari si attaglia di più per le sue necessità. Più ideale per lui, esatto. Fantastico. Qui siamo nell'ambito mountain bike. Qua ancora mountain bike, sì. Mountain lì non lascia dubbi. E cerchiamo molto... di ovviamente completare il tutto con abbigliamento, certo. Caschi, le calzature,
la gamma di calzini trek che è molto richiesta, siamo tra i negozi che ne vende di più, ma secondo me anche perché portare un calzino trek sicuramente fa anche fashion, non solo comodità e praticità quando fai le tue pedalate e gli accessori in fondo lato cassa. Esatto, senti, io direi Alberto di tornarcene nella zona assistenza, certo, perché sì. lì c'è qualcosa. Sei che sei incuriosito anche da questo? Ma desterà interesse anche da parte di chi sta guardando questo video. Allora, lì ho letto assistenza in 24 ore, che cosa esattamente significa? Allora, prima di tutto vorrei dire che l'assistenza che forniamo nel Trek Store è rivolta a tutte le marche di quindi biciclette. Quindi non solo Trek? Non solo Trek, okay, anzi perfetto. Sono benvenute anche tutte le altre marche. Perfetto. Questo ci permette appunto di far vedere come lavoriamo a tutti. L'assistenza in 24 ore è quello che noi ci impegniamo a fornire assistenza entro 24 ore per far avere il prima possibile la bicicletta riparata, aggiustata, pronta all'uso, rirodata e tutto pronta all'uso, per cui se un cliente ha il desiderio di pedalare nel weekend come fanno in tanti e ce la porta giovedì, noi ce la mettiamo tutta per fargliela avere. Fantastico. Fantastico. La sua pedalata, esatto. Lì c'è, avviciniamoci con la camera qui a questa cassettiera che è molto interessante, perché con l'occhio, se siete un po' appassionati di cura della bici, fai da te riparazioni, qui c'è veramente da andare. Tutte le parti di ricambio che utilizzano i nostri meccanici. Puoi farmi Christian? Vedere? Federico, ci fai vedere due cassetti? Allora, qua dentro abbiamo tutte le catene componentistica Shimano. Ok. Per la trasmissione, qua per esempio abbiamo freni, anche qua, pastiglie Shimano, SRAM, chi più ne ha più ne metta. E qua abbiamo forcellini. Questi chiaramente che di casa Trek fondamentalmente. Casa Trek. Esatto, sì, però a ordinazione possiamo far arrivare comunque tutto. Ok, fantastico. C'è tutto quello che serve praticamente. Esatto. Più lì ci sono tre livelli di service possibili, esatto. Uno, due, tre, a seconda delle ore di utilizzo della bici, sono previsti degli intervalli di cura e manutenzione della bici, ci sono chiaramente dei prezzi. E qual è, diciamo, il valore aggiunto di questi tre livelli di service, Alberto? Il valore aggiunto innanzitutto è la chiarezza di quello che noi andiamo a fare sulla bicicletta di chi ce la consegna, in base appunto, come dicevi tu, alle ore di utilizzo. Certo. E questo permette di fare un lavoro completo al 100% e restituire al cliente una bici praticamente nuova, come molti ci riportano dei loro feedback quando la ritirano. La cosa che ti chiedo è questa: quando il service è stato fatto, praticamente il cliente riceve una documentazione cartacea dove viene riportata la lista degli interventi fatti, ma anche dei prossimi, di quelli che sono più imminenti da fare, o mi sbaglio? Sì, allora praticamente cerchiamo di essere più completi possibile nel lavoro che stiamo facendo, ma ovviamente anche nei confronti del cliente dobbiamo essere precisi, certo, e mostrare a lui tutto quello che potrebbe presentarsi in futuro, possibili richiami, possibili revisioni ulteriori e tutto, in modo tale che lui è pronto e possa riaffidarsi di nuovo a noi. Certo, certo. Il pubblico apprezza, capisce l'importanza di questi, diciamo, di questo livello di assistenza? Che tipo di cultura e competenza c'è oggi su questo argomento? Allora, secondo me è importante parlare un linguaggio che il cliente capisca e essere chiari fino in fondo, perché non devono esserci nessun tipo di fraintendimento. Quindi i nostri meccanici, sia Christian che Federico, nel momento in cui si interfacciano col cliente, parlano quel linguaggio che il cliente vuol sentire, certo, parlare, certo, in modo tale prima di tutto rassicurarlo, perché il cliente arriva con un problema. E il nostro obiettivo, prima di tutto, prima di riparare la bicicletta o quello che non va nella bicicletta, è riparare la relazione. Certo, nel momento in cui, certo, ripari la relazione, poi tutto il resto, come dico anch'io, è meccanico. E quindi il cliente va via sicuro, convinto che quando ritira la bicicletta sarà perfetta, fantastico, pronta a fare nuovi chilometri. Fantastico. Alberto, quanti altri Trek Store come questo esistono in Italia? Oltre a noi c'è il Trek Store di Massa, il Trek Store di Verona e il Trek Store di Arezzo, che è aperto da poche settimane. Però questo qui è quello più grande? È il più grande d'Europa come metratura al momento, sì. Pazzesco. Beh, allora, diciamo qui,
Noi abbiamo fatto una visita molto, molto veloce, molto rapida, però chiaramente il mio invito, il nostro invito è quello di venire qui fisicamente proprio per rendersi conto di persona, uno, le dimensioni di questa area espositiva e due, anche dei servizi che il Track Store Bergamo, ma anche degli altri tre presenti in Italia, sono in grado di offrire al pubblico, a tutti gli appassionati. Qui questo è un nuovo concetto proprio di negozio che mi sta intrigando molto. È un nuovo concetto di negozio e noi, ragazzi del Track Store, ma tutta Track, punta su una cosa fondamentale, secondo me, soprattutto nel retail di oggi, che è l'ospitalità. L'ospitalità vuol dire accogliere tutti i tipi di clienti con tutte le bici, ma far diventare il negozio anche un punto di incontro, un punto di aggregazione. Se hai un dubbio, vieni a fare due chiacchiere, bersi un caffè, bersi una bottiglietta d'acqua con noi se hai sete dopo una pedalata, incontrarsi qua fuori per partire poi per delle pedalate tutte insieme. Siamo un negozio ospitale, familiare, alla mano, come si può dire, in Italia e a Bergamo, e bellissimo. Niente, siete tutti benvenuti. Va benissimo. Alberto, io ti ringrazio di questa visita, Simone. E chiudiamo il video invitando appunto tutti gli appassionati, tutti quelli che stanno guardando questo video, a venire proprio qui fisicamente per rendersene conto. E quindi grazie ancora, Alberto. Se non riescono a venire, vabbè, abbiamo una pagina Google completissima, abbiamo una pagina Facebook sempre aggiornata dalla nostra mano. Se volete sbirciare un attimino, poi comunque ovviamente vi aspettiamo. Va benissimo. Per un caffè qua da noi. Perfetto, grazie Alberto. Io vi invito a continuare a seguirci con gli altri video, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie, ciao.